Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial su CryEngine 5. Oggi vi mostrerò come importare un modello 3D all'interno del motore grafico. Prima di tutto dobbiamo installare due plugin, uno per Photoshop e uno per Studio Max, in modo da convertire le immagini in CryTIFF, che è il formato supportato per le texture. Quindi andiamo sulla pagina di CryEngine che vi lascio in descrizione. Controlliamo la versione di Studio Max che abbiamo, in questo caso io la 2016, e ci servirà questo file qua. Questo file qua lo troviamo all'interno della cartella dove abbiamo scaricato CryEngine. Quindi apriamo, andiamo su Tool, Studio Max, Plugin, e copiamo il nostro file. Andiamo in Esplora File, Disco Locale, Programmi, Autodesk e andiamo a incollare il file nella cartella Plugin. Io ce l'ho già, quindi incollatelo qua. Dopodiché torniamo nella cartella Tool e apriamo Photoshop. Copiamo anche questi due file, torniamo in programmi, no, scusate, e andiamo nella cartella Adobe, Photoshop CS4 o CC, dipende quale state usando, plugins, file format e copiamo il plugin. Ora siamo pronti per iniziare a convertire le immagini con Photoshop, quindi apriamo Photoshop e apriamo le texture che vogliamo usare. Quindi andiamo su, in questo caso prenderò due immagini a caso, quindi prenderò questa qua, dopodiché file, salva con nome, desktop e scegliete Creative Plugin. Clicchiamo, salva. Fate ok, io ce l'ho già, quindi sostituisco. Cliccate no se vi esce qualche errore. E cliccate su ok. Andiamo a convertire un'altra immagine. Quindi torniamo su magari texture così. E salva con nome, desktop, rinominiamo questa regno. E salviamo. Aspettate che compila e cliccate su ok. Bene, ora chiudiamo Photoshop, non ci serve più e andiamo a prendere le nostre due immagini. Quindi prendiamo queste due e andiamo a creare il nostro modello. Apriamo Studio Max e è andato in palla, ok. Creiamo un nuovo file, quindi nuovo. Creiamo due semplici, non so, un box. E una sfera. Bene, dopodiché me li sistemo un po' più vicini. Ok, clicchiamo M e vi si aprirà il Material Editor. Clicchiamo sul primo slot
e andiamo, scusate, andiamo indietro, ok, andiamo a selezionare Crytek Shader. Andiamo su mappa, clicchiamo di nuovo, desktop e scegliete la vostra texture. Bene, adesso trascinate l'immagine sopra al vostro modello. Clicchiamo un altro slot, selezioniamo Crytek Shader. E scegliamo la nostra mappa, quindi andiamo qui, legno, e trascinate. Se l'immagine non si vede, dovete cliccare qua sopra, altrimenti non riuscirete a vedere la texture. Bene, adesso andiamo indietro e assicuratevi che Physicalize è attivo, altrimenti il modello non avrà nessuna collisione. Quindi cliccate Physicalize e scegliete Physical Proxy. Chiudiamo e andiamo a salvare il nostro file. Lo chiameremo Salva. Adesso andiamo ad esportare il modello in FBX o anche in Object, se volete, quindi rinominiamolo sempre import. Ok. Bene. Tiriamo giù Max e andiamo ad aprire CryEngine, quindi apriamo l'editor. Apriamo un livello a caso, ne creiamo uno nuovo. Ok, ora apriamo il tool e apriamo Mesh e importiamo il nostro file. Quindi andiamo sul desktop, tutorial FBX. No, import, scusate. Bene. Adesso sistemiamoci un attimo la visuale. Andiamo a salvare il nostro file. Quindi salva. Creiamo una nuova cartella, chiamandola sempre import. Apriamo la cartella appena creata e salviamo il file. Ok, in questo caso esiste già, quindi facciamo una cosa allora. In teoria dovrebbe funzionare lo stesso. Vabbè, allora creiamo un'altra cartella. Quindi facciamo salva. Creiamo una cartella import col trattino. Ok. Fatto ciò, andate in Material e assegnate le collisioni di default e generiamo le texture. Quindi generate material. Apriamo la nostra cartella,
e rinominiamo il file. Il file deve essere, il file material deve essere uguale al nome del file fbx, quindi salviamo. Vediamo se compila le texture. Ok, in questo caso CryEngine non è riuscito a compilare come si dice, le texture. Quindi torniamo nella nostra cartella. Asset. Import. E se cancelliamo queste due texture qui. Copiamo queste qua e le reincolliamo dentro. Ok, adesso ho compilato correttamente e troviamo i file DDS. Se non compila questo file non riuscirete a vedere la texture. Se adesso torniamo su CryEngine, infatti vediamo le nostre texture. Salviamo. Chiudiamo questo e andiamo a importare il nostro modello. Andiamo a controllare se le collisioni funzionano. Ok. E modifichiamo un attimo la texture. Andiamo nel Material Editor e andiamo ad abbassare un po' il colore della specular, quindi tiriamo giù. Ecco qua. Bene, questo qua era semplice importazione di un modello. Ovviamente poi tramite Studio Max potete aggiungere delle texture aggiuntive e creare dei modelli molto più avanzati. Nei prossimi tutorial vi farò vedere come creare l'illuminazione per gli spazi interni e ottenere un'illuminazione perfetta, diciamo, sia all'esterno che all'interno dei vostri modelli. Se avete qualche dubbio o qualche commento, scrivete e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati. Ci vediamo al prossimo video.